Radio Milano, lo sport. Ma intanto è stato un approccio un po' particolare, visto parte che è nato tutto molto tempo fa. Tanto è vero che io l'incontro con il presidente ho avuto il 18 di maggio, quindi oltre un mese fa. E devo essere sincero, ho trovato una persona che ha grandissimo entusiasmo quando parla proprio della sua squadra, del Monza. E l'entusiasmo spesso è contagioso, visto che anch'io vivo di passioni, quindi per me l'entusiasmo è un elemento importante, è quello che poi mi ha fatto scegliere questa nuova situazione, che per me è un'opportunità di lavoro un po' particolare, perché la proprietà mi ha proposto un biennale, quindi vuol dire che il lavoro avrà continuità. Una squadra che cambierà tantissimo, è cambiata molto dal punto di vista dirigenziale e cambierà molto dal punto di vista tecnico, ed è per quello probabilmente che il presidente ha voluto propormi un contratto così lungo, proprio perché quando si cambia tanto diventa difficile vincere subito. Comunque le ambizioni ci sono, la volontà c'è, non mai dobbiamo essere bravi in questi 2 anni a costruire una squadra che possa ambire a questo traguardo, che può essere molto importante sia per noi che lavoriamo, ma anche e soprattutto per la città. Beh, io ho già parlato con i dirigenti da qualche settimana, quindi loro stanno lavorando nel migliore dei modi perché i campionati finalmente sono terminati, quindi tutti quanti adesso stanno pensando più al futuro che al presente. È normale che c'è la concorrenza di parecchi club, di giocatori che ci interessano, ma soprattutto per dire che è cambiata un po' la società, non parlo del Monza Calcio ma della società in generale. Oggi c'è grande crisi, c'è grandi difficoltà economiche, quindi i giocatori, così come noi dirigenti, dobbiamo fare un passo indietro e rivedere quelli che erano i nostri contratti, e quindi in questo momento la difficoltà principale la incontriamo proprio lì, quando andiamo ad affrontare l'aspetto economico. È vero che il nostro presidente è un presidente che ha parecchie attività lavorative, che è un grandissimo imprenditore, però è una persona che usa spessissimo il buon senso, quindi sicuramente non sperperà i soldi, nel rispetto anche di tutte quelle persone che vivono con delle difficoltà. Cioè, la cosa importante è che io ho potuto tutte le mattine vedere i suoi allenamenti, quella era la cosa che mi interessava tantissimo, perché oltre ad allenare potevo vedere quotidianamente come il mister, così come l'anno successivo Benitez e Ronaldo, ho potuto vedere proprio gli allenamenti da vicino a bordo campo, e dico la verità, ne ho persi pochissimi, perché per me è stata un'occasione importante per cercare di capire anche un tipo di calcio diverso magari da quello che ero abituato a vedere, perché ogni allenatore ha una cultura al lavoro molto propria, ma soprattutto dipende anche dal paese che arriva. Il calcio spagnolo, così come quello portoghese, sono leggermente diverse soprattutto nella metodica d'allenamento. Io ho visto da vicino quotidianamente come magari veniva sviluppato, e quindi per me è stato un grande momento, perché ho potuto migliorare la mia qualità professionale. Ma noi cerchiamo di allestire una squadra di ragazzi ambiziosi, e visto che poi affronteremo un campionato che viene disegnato per la prima volta, perché ci saranno squadre di Serie B e squadre che resteranno della B, un campionato un po' nuovo, perché ci sarà grande equilibrio. E quindi promettere è difficile, anche perché diventa difficile giocare al calcio e poi mantenere, perché sappiamo tutti che palo dentro, palo fuori fa la differenza, portano i 3 punti oppure portano a casa il pareggio. Quindi quello che sicuramente l'ho sempre chiesto alle mie squadre è quello di dare il meglio di sé in ogni momento, in ogni allenamento, in ogni gara. Questo è l'aspetto più importante. Poi se saremo anche fortunati, allora otterremo i risultati sperati all'inizio. Ripeto, saranno 2 anni secondo me molto intensi, con la testa rivolta a quello che è l'obiettivo principale, che è quello della promozione. Ma è piacere di lavorare per un obiettivo, è sicuramente un aspetto molto positivo, soprattutto io sono un acquario, quindi ho bisogno di sfide, e questa è una sfida interessante.